Buongiorno a tutti. Oggi cambiamo argomento. Anziché altoparlanti, iniziamo una nuova sezione con le riparazioni. In questo caso di elettronica. Questo riguarda chiaramente apparecchiature di alta fedeltà, come può essere televisore, alimentazioni, eccetera, eccetera. Oggi però abbiamo sul tavolo di lavoro, diciamo, un apparecchio abbastanza particolare, molto vintage. Si tratta di un apparecchio degli anni 70, precisamente dovrebbe essere del 71, ed è un TCA 40 della Teac. Questo prodotto ci è stato recapitato con il difetto dichiarato che non si accende. La prima cosa in questi casi salta all'occhio tranquillamente, perché ci è stato recapitato con un cavo, come possiamo vedere nei cavi consegnati, con la spina americana. In questo caso c'è subito da far attenzione, perché se effettivamente è un prodotto americano, qui stiamo parlando di una tensione di 110 volt, non 220-230. Perciò campanello d'allarme, verificare immediatamente se l'apparecchio è stato modificato a 220 oppure rimane a 110. Come possiamo evidenziare? C'è una targhetta che riporta che è stato modificato a 220. Tecnicamente possiamo stare tranquilli e dargli direttamente il 220 per vedere se funziona. Però potrebbe anche non essere così. La cosa migliore in questo caso qui è quello di collegarlo a un variac e procedere con l'alimentazione graduale fino a portarla alla soglia del 110. A questo punto, se non si accende, chiaramente vuol dire che è guasto l'apparecchio. Perciò cominciamo con questa operazione qua. Una descrizione, diciamo, veloce della macchina. È un 4 tracce, ha due moduli separati che sono i preamplificatori o amplificatori di segnale. Vengono collegati con dei cavi che in questo caso, come possiamo vedere, avendo, sono molto rigidi, come possiamo vedere, quasi sono, si può dire che sono seccati. In effetti qua vediamo che si spezza la plastica, perché chiaramente dal 70 a oggi sono 51 anni che questi qui sono stati fabbricati. È abbastanza ingombrante lasciarlo in queste condizioni. La cosa migliore sarebbe quella di sfoderare il cavo, e io ho pensato di mettere questa guaina, che sono quelle che si attorcigliano all'interno, all'esterno dei cavi, in modo da poterli proteggere, ed è molto flessibile. Perciò poi passiamo anche a sistemare questi cavi. Bene, la prima cosa da fare in questo caso, allora, come detto prima, è di misurare intanto se c'è continuità per quanto riguarda il trasformatore che alimenta la macchina. Con il tester andiamo a vedere, misurando ai due capi della spina, vediamo che il tester non si muove, vuol dire che il circuito è aperto, ovviamente perché l'interruttore è spento. Andiamo ad accendere l'interruttore e andiamo a misurare di nuovo. Come possiamo vedere, non si muove.
in questo caso qui o il fusibile è saltato oppure il trasformatore è bruciato. Chiaramente parlo di trasformatori perché? Perché a quel tempo non esistevano gli alimentatori switching, che in quel caso non si possono misurare a vuoto, ma solo quando sono alimentati. Perciò adesso apriamo la macchina e andiamo a vedere cosa gli è successo. Inizialmente si può, prima di aprire, controllare il fusibile. Potrebbe essere anche quello saltato. Anche in questo caso andiamo a misurarlo. Se non è visibile, se che sia bruciato. In questo caso funziona. Perciò non è colpa del fusibile, ma è la macchina stessa che ha dei problemi. Cominciamo ad aprire. Ed ecco come si presenta all'interno. Qua abbiamo il motore capstan e due motori dei reel destra e sinistra. È molto inscatolato, chiuso, perciò c'è da capire come poter accedere all'interno. È una macchina nuova anche per me, non l'ho mai vista, non ho lo schema, perciò devo studiarci sopra, non si trova neanche in internet, anzi faccio un appello, se qualcuno avesse questo schema, se può mandarlo, farebbe un gran favore. Adesso cominciamo ad aprire la macchina per togliere tutto il telaio. Ci sono 6 viti all'interno che tengono la struttura sul cabinet in legno. E poi ci sono le viti esterne. Ed ecco qua la macchina aperta. Adesso andiamo a girarla. A questo punto non ci resta che aprire il cover dove c'è la circuiteria. Per accedere ai cavi. A questo punto si apre. Possiamo visionare dove vanno i cavi. Ho il grande sospetto che sia il trasformatore che è questo qua interrotto, però verifichiamolo esattamente. Il trasformatore ha 2 alimentazioni
in uscita, che i due gialli e i due verdi, che sono questi. Il secondario e il primario lo abbiamo dalla parte destra, con esattamente con questi cavi che abbiamo qua, questo che è del cambio tensione, chiaramente c'è 0 110, sicuramente avrà anche, andiamo a verificare, questo è il tappo del cambio tensioni, credo, no, è il remote, sono sbagliato, e allora non ha il cambio tensioni, non capisco cosa gli serva multicavo sul primario. Bene, a questo punto andiamo a controllare esattamente dove vanno a finire questi multicavi. C'è un arancione, un marrone, un bianco, un grigio e un viola, e un blu che è chiuso su se stesso. E questo messo dentro la guaina. Seguendo il percorso dei cavi, qua c'è un groviglio tutto infascettato, e comunque lo seguendo vanno a finire a questo involucro. A questo punto andiamo a verificare che cos'è. Andiamo a svitare. Ed ecco l'involucro misterioso. Sembrerebbe un filtro, dove i vari collegamenti ci sono delle capacità, con un doppio terminale esattamente. A questo punto possiamo verificare la continuità di quei cavi multicolore che escono dal trasformatore, e poi andiamo a controllare fino all'interruttore. Bene, adesso andiamo a misurare a questo punto la continuità del trasformatore. Colleghiamo il tester a un terminale della presa C, come potete vedere collegato al test, e andiamo a verificare dove va a finire il collegamento. Il marrone, facendo tutto il giro della fascia di cavetti, ho visto che va a finire sul pin 14. Possiamo vederlo dal tester. A questo punto, controllando i colori del trasformatore, ho visto che arrivano l'arancione al pin 15, anzi, il grigio al pin 15, che è questo, e infatti il test mi segna continuità. Il viola al pin 14, che è il viola, eccolo qua,
e da dove chiaramente c'è collegato la presa AC. Gli altri, il bianco, marrone e arancione, sono dalla parte di sotto ed esattamente sono sul pin 5-6, 3-4-5, l'arancione, eccolo qua, e il 6. E anche questo c'è continuità, mentre il bianco è sul pin 16, che è questo, ecco il bianco, eccolo qua. Infatti anche questo c'è continuità. A questo punto il trasformatore è da escludere, perché tutti gli avvolgimenti sono in continuità, di conseguenza a questo punto non rimane altro che l'interruttore, che è all'interno sotto. In questo caso bisogna smontare il frontale per arrivare all'interruttore e capire cosa gli è successo, se è rotto, se è ossidato oppure. Passiamo allora a smontare. Bene, a questo punto cominciamo a smontare il frontale. Siamo a togliere i vari componenti. In questo tipo di operazione è molto importante ricordarsi le varie viti dove vanno. Spesso gli apparecchi che vengono consegnati, se sono stati in altri laboratori oppure il cliente se l'è fatto da solo, mi accorgo quando è stato manomesso l'apparecchio, perché le viti non sono nella stessa posizione in cui sono in origine. Ad esempio questa vite ha la rondellina di plastica per non sciupare il frontalino e va rimessa nella stessa posizione, chiaramente, e così le altre viti, le viti svasate, le viti da legno, le viti da plastica, le viti da metallo, le varie misure. Chiaro che ogni cosa deve essere rimessa al suo posto come era in origine. In questo caso è una vite cromata, che perché esteticamente è a vista. Mettiamo il roller, questo qui. Stranamente non viene, gira su se stesso, anche qui c'è da capire come fare per togliere, altrimenti non viene via. Questa dovrebbe essere, manca una vite qua. Infatti questo qui sarebbe a buon punto. Vediamo, come possiamo vedere, è staccato, ma non viene perché è tenuto questa parte.
Bene, tolte tutte le viti, manca solo il roller, che da un primo esame sembrerebbe non voler venire via. Normalmente questa, diciamo, vite fatta tipo flangetta o a ruota, insomma, dovrebbe svitarsi, però ho notato che sotto, facendolo, forzandolo, facciamo un primo piano, e ruotando forzatamente sembrerebbe che ci sia una Glover, come si può vedere mentre la faccio girare. A questo punto mi domando: a cosa serve questa Glover? Come si fa a togliere eventualmente, poi a quale, diciamo, necessità c'è di metterla sotto lì? A questo punto suppongo che questo roller sia fissato in un'altra maniera. Sul retro, se andiamo a vedere, non c'è niente da poter smontare per poter sganciare. A questo punto non rimane altro che sia a pressione. Proviamo a tirare. È abbastanza duro. Eccolo. Ecco, è fatto a spina. Prima volta che mi capita di vedere un roller, ecco la Glover, perché serve per sganciare il roller dall'asse e dal perno. Ecco cosa serviva. Bene, a questo punto qui, risolto l'enigma, a questo punto il frontale sicuramente viene via. Anzi, c'è ancora questa. Ecco qua, questa vite, ed ecco il nostro frontale che viene via. E qua abbiamo l'interno del nostro bobine. Andiamo a vedere l'interruttore. Sono i due cavi che escono e vanno a un altro micro interruttore. Perciò questo si attiva in contemporanea quando si mette il nastro. Potrebbe essere guasto. Possiamo vedere il filo dell'interruttore, scende e va al micro interruttore. A questo punto non ci resta che controllare il micro interruttore se funziona. È molto strano che spenga tutta la macchina quando finisce il nastro. Comunque, l'hanno costruita così, va bene. Qua noto anche un'altra anomalia. Praticamente la cinghia che fa girare il volano è completamente secca. Dappertutto, come possiamo vedere, anche questa è da cambiare. Un altro pezzo si trova a giro
macchina. C'è da fare un po' di pulizia. Ok, riprendiamo quando tutto è pronto. Bene, la mancata accensione, questa macchina era dovuta al micro switch che era sporco. Dato un po' di spray, è pulito, adesso come possiamo vedere il motore gira e si accende. Perciò a questo punto facciamo tutta la pulizia, facciamo una panoramica delle condizioni. Come possiamo vedere le testine sono molto sporche e ossidate. Capstan, stessa cosa. Perciò adesso facciamo una bella pulizia. Ok, posizionato il registratore bobine nel modo più consono per poter pulire le testine, si procede con la pulizia. Io normalmente utilizzo il Seedol. Perché? Perché è un prodotto che pulisce senza graffiare, lucida, e i risultati sono eccellenti, visto che lo uso da anni e non mi ha dato mai nessun problema. Perciò iniziamo a fare la pulizia. Perché? Perché è un prodotto che pulisce senza graffiare, lucida, e i risultati sono eccellenti, visto che lo uso da anni e non mi ha dato mai nessun problema. Perciò iniziamo a fare la pulizia. Si procede con il mini trapano montato sopra un filtrino, come possiamo vedere, che ci sono di varie misure. Adesso utilizzo quello grande per fare il grosso e poi farò con quello più piccolo. Un ingrandimento per vedere se riusciamo a mettere la foto. Puliscono anche i perni tendinastro. Sicuramente queste testine hanno lavorato e c'è un leggero solco dovuto all'usura. Che sicuramente potrà pregiudicare sulla qualità del suono. D'altra parte non c'è altra soluzione, visto che queste testine sicuramente non si trovano più.
ho impregnato di nuovo il feltrino perché si asciuga dopo un po'. Bene, a questo punto cambio il feltrino, lo metto più piccolo per poter arrivare all'interno. Di nuovo impregnato di Sidol. Adesso gli diamo una pulita con uno straccio per vedere il risultato. Bene, nei punti più difficili possiamo utilizzare anche un cotton fioc come al solito si inzuppa nel Sidol e poi si va a fare le rifiniture nelle parti dove con il feltrino trapanino non ce la fanno. In pratica andiamo a fare il fine, la parte fine della testina. È un lavoro di pazienza, tempo ce ne vuole perché qui i particolari sono tanti da curare. A questo punto diamo una bella lavata con alcol isopropilico. Spennellata generale e poi vediamo il risultato.
Bene, a questo punto possiamo andare a vedere il risultato dopo la pulizia. Come possiamo vedere, le testine sono e anche il passanastro, i perni, belli lucidi, anche le testine di cancellazione sono perfette. Adesso passiamo poi alla pulizia dei roller e del tendinastro. Bene, fatta la pulizia delle testine, adesso facciamo una panoramica di questa macchina per capire ancora i lavori da fare. Ho inquadrato lo switch fatidico, che è quello che era, non faceva partire la macchina, e questo switch controllato dalla leva tendinastro, come possiamo vedere, ha un magnete che quando il nastro è finito lo tiene bloccato per far sì che la macchina non si accenda accidentalmente, perciò lo trattiene verso lo switch. Abbiamo il classico condensatore che scarica su se stesso la scintilla provocata dal spegnimento del 220. Poi abbiamo i due reel, il capstan, che come possiamo vedere non c'è più la cinghia, anche quella sarà da rimettere nuova. Vediamo qua, completamente sbriciolata, il motore che fa girare il capstan. Qua abbiamo il solenoide che serve per attrarre il nastro verso le testine. Questa serie di leveraggi fanno muovere l'asse, questo che è bloccato, che sarà ad andare, eccolo qua, è completamente duro. Come possiamo vedere, il solenoide rimane fermo perché è tutto bloccato, che porta il pinch roller, quello innesto sul capstan. Poi abbiamo il contagiri, il solenoide che agisce sui due freni che vanno sui reel. Eccolo qua. Non c'è tanto altro da dire. Interruttore di accensione che ho posizionato questa parte. Ora abbiamo anche il sensore di fine nastro, che è questo, che è completamente sporco. Anche questo va ripulito, come va ripulito il capstan, perché anche questo è sporco e ossidato. Adesso cominciamo a fare questa pulizia qui e poi lo rivediamo. Con la stessa procedura, adesso sempre col Sidol, andiamo a inumidire uno straccio. Poi cominciamo a passarlo facendo ruotare il capstan.
potevo farlo anche quando il motore era a posto con la sua cinghia che praticamente girava da solo, però come possiamo vedere si sta completamente pulendo. Sicuramente questi sono residui di 40 anni o 51 come praticamente all'età di questo bobine, sempre che non sia mai stato pulito, chiaramente. Non possiamo vedere, i risultati sono eclatanti. Sono delle incrostazioni abbastanza tenaci, sto vedendo con un bastoncino di legno se riesco, senza fare graffi, a portarlo via. Molto tenace. Proviamo con il sito. C'è
c'è una parte che è molto dura, proviamo con una piccola lama a vedere se viene via. Adesso molto leggeri. Sì. Perché oltre allo sporco il problema è che i residui di nastro che si depositano sul capstan, essendo ferrosi, fanno praticamente arrugginire il capstan, si combinano col metallo del capstan e fanno una sorta di ruggine che si attacca al metallo. Addirittura ci sono casi in cui si è corroso e ci sono delle microfori, diciamo, dovuti alla corrosione. Questo che i capstan bisognerebbe sempre tenerli puliti, periodicamente fare una bella pulizia generale della macchina. Purtroppo non tutti lo fanno. Ok, forse siamo arrivati in fondo. Vediamo una lucidata. Bene, come possiamo vedere, il capstan è tornato come nuovo. Quelle leggere macchioline che si vedono, vediamo se facciamo un ingrandimento, è quello che stavo dicendo, appunto, che la ruggine intacca il metallo e in questo caso non si può fare niente, bisognerebbe rettificarlo, ma andrebbe a cambiare il diametro e del capstan e non va più bene, perché cambierebbero i giri e la velocità del nastro stesso. Ok, adesso passiamo anche alla pulizia del motore, anche questa c'è tutto il residuo della cinghia che si è deteriorata e si è sfatta completamente, e poi passiamo ai sensori di fine nastro. Stessa cosa anche per la puleggia del motore, proviamo con il sidol e poi eventualmente anche con l'alcol. In parte già col sidol si vede che è venuta, e anche questa è abbastanza secca. Adesso proviamo con l'alcol isopropilico.
anche questo residuo di gomma sulla puleggia in alluminio ha fatto un po' di corrosione e comunque sta venendo piano piano. È un lavoro di pazienza, purtroppo va fatto perché non si può lasciare il residuo, farebbe spessore, lo possiamo vedere. Il nero che rimane, stavo dicendo appunto fa spessore, perciò aumenterebbe i giri del motore in questo caso e la velocità del nastro di conseguenza. Proviamo anche qua con un bastoncino di legno. C'è una bella corrosione, purtroppo. Vabbè. Vediamo se riusciamo a portare via un po' di... Proviamo con il sito. Abbastanza sporco. Finiamo con un cotton fioc a ripulire i bordi con l'alcol isopropilico e siamo a posto. Ok. Anche questa è fatta. Andiamo a vedere nel particolare. La puleggia è pulita e bella lucida. Si vede anche qua il particolare della corrosione, però è liscia, perciò è completamente pulita. Adesso passiamo al sensore di fine nastro. Il sensore di fine nastro un po' più semplice da pulire perché è a vista. Lo facciamo con un cotton fioc
sempre con il sito chiaramente. Pulite con lo straccio. In questo caso, avendo delle insenature, prendiamo un pennellino per andare a pulirlo con l'isopropilico all'interno. Dell'isopropilico sul pennello e adesso lo laviamo. E adesso, come possiamo vedere, è perfettamente lucido e pulito. Adesso andiamo a sbloccare il blocco che porta il nastro sulle testine e il roller sul cavo. Bene, a questo punto finiamo con la pulizia del tendinastro, che sono due, uno a destra e uno a sinistra, di cui questo è quello di destra ed è ancora montato, quello di sinistra è stato smontato per aprire il frontale. Anche qua ci sono residui che bisogna togliere con una lametta. E questo è fatto. Adesso facciamo l'altro, che è quello che abbiamo smontato precedentemente. Come possiamo vedere è molto ossidato anche questo. Proviamo con alcol. Ok, anche questo è fatto, sembra tornato nuovo. Adesso vediamo il roller. Il roller, come possiamo vedere, è inserito su una spina, ecco perché all'inizio non riuscivo a smontarlo. Normalmente tutti i bobini hanno questo platorello a vite, che svitandolo viene via solo il platorello e poi si sfila completamente il roller. In questo caso no, è fissato con un fermo posteriormente, ed è da questo che mi sono accorto che non poteva essere altrimenti che il sistema di smontaggio che togliere una spina, perché non avrebbe senso aver messo
posteriormente un fermo. Perciò questo qui potrei anche togliere il fermo e sfilare il perno, ma a questo punto lo pulisco direttamente tenendolo così in mano, sempre con l'alcol. Andiamo a inumidirlo. È una gomma molto dura. L'impronta del nastro è rimasta molto incisa sulla gomma. O meglio, il nastro ha lasciato un'impronta incisiva, è più corretto. Più di così non viene, perciò possiamo lasciare così. Mi sembra abbastanza pulito. Bene, fatto il roller, adesso passiamo a sbloccare l'asse che è completamente bloccato. La parte principale di questo asse è questa leva che è impernata su questa leva che è impernata su questo tondino o perno che è fissato sul telaio, e sicuramente il blocco è qua dentro, il grasso si è seccato ed è rimasta completamente inchiodata, come possiamo vedere è molto dura a muoversi. Per il resto le leve sono abbastanza semplici, non hanno nessun tipo di organo bloccato, perciò tutto riconduce a questo. La prima operazione posso provare a mettere del body 40 per vedere se si scioglie, altrimenti l'unico sistema è quello di scaldarlo. Ora proviamo con body 40. Potrei spruzzarlo sopra, però rischio di andare a sporcare completamente nell'intorno, diciamo il volano e intorno a organi che possono essere suscettibili di, come si può dire, di anomalie dopo nel trascinamento del nastro. Allora è meglio che lo faccio con una siringa direttamente sul perno. Allora, ho messo del WD-40 all'interno di una siringa e adesso andiamo a iniettare sul perno. In questo modo non si sporca niente, non c'è rischio di andare a bagnare il volano, creare dei problemi. Adesso possiamo provare a muovere.
sono dell'idea che l'impresa è ardua, perciò bisognerà scaldarla. Bene, preparo il necessario e poi riprendiamo. Bene, la procedura è quella di scaldare con un saldatore di una certa potenza come questo della Weller il perno dove è fissato la leva, scaldandolo. Cosa succede? Che il grasso all'interno, che è depositato tra il perno e la leva, inizia a sciogliersi. Ci vuole un po' di tempo perché la massa è abbastanza importante, scaldare tutto nonostante il saldatore è potente. In questi casi bisogna fare attenzione che non ci sia niente di plastiche, siano a contatto con la leva, perché altrimenti si rischia di bruciarla. In questo caso non c'è niente, perciò va bene. Sento che piano piano sta venendo. Il fumo che si vede uscire ogni tanto è il WD-40 che gli ho dato e sicuramente una parte di grasso superficiale che si sta sciogliendo. Con una certa agilità. Adesso proviamo a iniettare di nuovo il WD-40. Possiamo vedere, comincia a muoversi già da solo, tornare indietro. Adesso scaldiamo anche la parte in lega.
ed ecco il nostro leveraggio ritornato a funzionare perfettamente. Adesso andiamo a montare la leva di sinistra sul suo perno. Perché ho notato che anche questa non si muove, è completamente bloccata, dovrebbe avere un minimo di gioco per accompagnare il nastro nel suo percorso. E invece non si muove. Perciò proviamo anche questa a scaldarla per vedere come reagisce. Qua abbiamo anche della gomma, speriamo che non si abbia a sciupare, altrimenti la rimettiamo nuova. Questo comincia a muoversi. Sono completamente bloccati a causa dell'invecchiamento. Probabilmente questa macchina è rimasta ferma tanti anni. Piano piano si sta muovendo. Proviamo a iniettare il WD-40. Si muove, ma continua a essere duro. Comunque, per fare un bel lavoro bisogna, sia per quanto riguarda questa leva che per quanto riguarda l'altro la leva del capstan, che come possiamo vedere, bastato che lasciassi raffreddare, si è di nuovo irrigidita. Perciò bisogna smontare tutto e pulire e lubrificare con un nuovo grasso. Perciò a questo punto proseguiamo con lo smontare questa parte di leva e poi dopo andiamo a fare l'altra. Bene. Per quanto riguarda questa leva,
abbiamo risolto senza dover smontare nient'altro, poiché è bastato un altro pochino di WD-40 che si è completamente sbloccata, come possiamo vedere. In questo caso è andata bene. Mentre invece per quanto riguarda questa, è di nuovo diventata dura. Adesso c'è anche da dire che per mettere la cinghia nuova bisogna per forza togliere tutto il blocco, purtroppo. A quel punto si va anche ad agire su questo perno facendo la pulizia, perché chiaramente bisogna togliere tutto. Facendo una panoramica, cosa abbiamo? Che questo è tutto un blocco in alluminio. Il fissaggio è dalla parte sottostante, sia per quanto riguarda questo laggiù sotto, perché per quanto riguarda quest'altro. Perciò bisogna mettersi l'animo in pace e cercare di svitare il tutto. Adesso lo giriamo e riprendiamo. Cominciamo a riaprirlo. Ho parlato di origini perché è il primo pannello che ho dovuto togliere per capire come funzionava l'alimentazione. L'avevo già rimontato sperando fosse tutto a posto, invece mi tocca riaprire di nuovo. Adesso andiamo a rimuovere le viti. Combinazione, sono proprio sull'asse della switch rotante, sia questa, vediamo se riusciamo di traverso, forse. E non vengono bene. Questa non ci si può arrivare, perciò non rimane altro da fare che staccare lo switch rotativo. Tanto però posso provare le altre se vengono. Allora, una abbiamo detto che è questa. E questa è venuta.
l'altra è qua sotto. E questa è venuta. Adesso non rimane che queste due. Allora, smontiamo lo switch rotante. Sposto un po' meglio. Questo switch monta 4 viti. Ok. E questo è lo switch che abbiamo smontato. In questo caso possiamo anche lasciarlo su, tanto a noi interessa solamente di avere lo spazio per svitare le viti rimanenti. Ecco, questa è venuta. Ora manca l'ultima, che è questa di qua. E questa è venuta. A questo punto rigiriamo la macchina. E vediamo cosa succede. Dovrebbe venire tutto il blocco. Ah, ce n'è ancora una, non l'ho vista. C'è ancora una vite che non si... eccola, è sotto. È sotto qua giù. Ok. A questo punto, come possiamo vedere, il blocco è smontato. Togliamo questa protezione. Altrimenti non passa.
Ecco qua. E adesso il blocco è libero. Chiaramente ci sono tutti i cavi, le testine, possiamo fare anche un'altra cosa. Togliamo il sensore di fine nastro. Così è liberato. Togliamo il blocco testine. Che è fissato con due viti. A questo punto il blocco dovrebbe venire completamente, essere libero. È ancora fissato su questo. Questo basta togliere. Togliere la molla. E poi togliamo a questo punto dovrebbe venire via tutto il blocco. Eccolo qua. Come possiamo vedere, il volano è libero. Andiamo a vedere l'asse che era bloccato, che è questo, e a questo punto andiamo a pulirlo. Togliamo il fermo.
e adesso lo sfiliamo. Come si vede è ancora completamente bloccato, nonostante quanto è stato lubrificato. Ed eccolo qua. Adesso si ripulisce. Colpo di 40, bella lavata. Questo lo rimontiamo a secco. Pochissimo grasso, quello speciale, rimettiamo la sua rondellina in umidità di WD-40. Con un cotton fioc bagnato di WD-40 andiamo a pulire il perno all'interno dal grasso residuo. Adesso, come possiamo vedere, il perno scorre perfettamente. Crea anche, tipo, chiudendo superiormente, fa quasi da stantuffo. Vuol dire che è ok. Adesso gli diamo un pochino di grasso bianco, quello speciale. Un grasso particolare, molto fluido, basta poco. Ok. A questo punto possiamo anche rimontarlo. Diamo una pulita. Riprendiamo dopo un paio di giorni di riposo del fine settimana
con, dopo aver pulito la nostra leva, con rimontaggio del tutto. Togliamo un pochino di spray. Ok. E possiamo rimontare. Qua ci siamo. Adesso bisogna provare la cinghia per il volano. Non sapendo la dimensione, l'unica soluzione è di fare la misura. Riposizioniamo il volano nel punto originale e adesso andiamo a vedere come fare per trovare la misura. Le soluzioni sono due: o prendere una cordicella, misurare intorno e avere così la circonferenza, oppure si fa col sistema matematico tramite un calcolo. Si misura il diametro del volano, il diametro della puleggia e la distanza dell'asse del motore con quello del volano. Procediamo con la misurazione. Prima si misura il centro della, diciamo, dell'asse del motore con il centro dell'asse del volano. In questo caso abbiamo 12 centimetri e si segna, si fa uno schema, tanto per capirci. Questo qui è la puleggia del motore, questa qui è la puleggia del volano. Da qui a qua abbiamo 120 mm. Adesso si prende la misura, il diametro del volano. Prendiamo la misura, il volano. Chiaramente il diametro del volano va preso dove la cinghia va ad appoggiare, perché se ha vari spessori bisogna prendere quello dove è posizionata la cinghia. In questo caso è 100 mm, 10 cm. E lo segniamo su questo qua, 100 mm. Questo è il diametro. Stessa cosa il diametro di questa, andiamo a vedere. Anche qua bisogna prendere il diametro non esterno della puleggia, ma l'interno dove va ad appoggiare la cinghia, sempre se riusciamo a prenderlo, altrimenti si prende l'esterno e si toglie quello che, in questo caso è 45 meno 4 mm, cioè è 41. 41, 4 di qua e 4 di là sono 41, 37. Cioè sono 37 mm. A questo punto
si può calcolare la circonferenza della cinghia per poi risalire al diametro per l'eventuale ordine alla fabbrica o al magazzino di ricambi. In questo caso cosa abbiamo? 37, che è il diametro della puleggia piccola, perciò 37 per 3 14 abbiamo la circonferenza. 37 per 3 e 14, facciamo il calcolo, per 3.14 sono 116,18. Stessa cosa per la puleggia del volano, 100 per 3.14 uguale a 314, chiaramente. A questo punto cosa abbiamo? La circonferenza totale di questo, la circonferenza totale di questa, diviso 2 abbiamo la semicirconferenza, perciò diviso 2 è uguale, 314, diviso 2, abbiamo 157, 1, 116,18 diviso 2 e 58,09 l'altra. Adesso si somma, praticamente facciamo 157, che è il semicerchio grande, 157 più 58,09 il semicerchio piccolo, più 120, che è la distanza dei due assi, e questa viene per difetto, per eccesso, calcolata per 2, perché chiaramente la cinghia scorre in questo punto di qua, di là. Perciò 120 per 2, più 120 più 120. Totale abbiamo 120 più 120 più 58, lo arrotondiamo, più 157 è uguale a 455 mm. Qui abbiamo la circonferenza, a noi serve il diametro, diviso 3.14, abbiamo 144,9, cioè praticamente 145 mm. Questo è il diametro della cinghia che serve a noi. La misura adesso calcolata di 145 mm è praticamente la circonferenza pura di tutto il sistema. A noi in questo caso non serve che sia 145 pura, ma serve più stretta, perché deve aderire e poter fare la trazione del volano, perciò deve essere leggermente più piccola. In questo caso togliamo circa un 5-6 mm, diciamo che 140-139 va benissimo, e a questo punto abbiamo la nostra cinghia. Trovata la cinghia adatta, adesso andiamo a ritogliere il volano e andiamo a posizionarla.
rimontiamo il tutto. Adesso giriamo la macchina e andiamo a mettere le viti al supporto. Abbiamo rimontato le viti al supporto, vediamo se ne manca ancora, manca una al centro qua. Perfetto. Rimontiamo il coperchio posteriore. Finito di avvitare il cover posteriore, adesso finiamo di stringere le varie viti sull'asse del volano e montiamo di nuovo le testine, il blocco testine. Rimontiamo il sensore di fine nastro. E adesso dobbiamo andare a sostituire la cinghia del counter perché è rovinata. Per togliere questa cinghia bisogna smontare il volano della reel. Ha sotto delle viti esagonali. Adesso andiamo a vedere come smontarle. È in una posizione, una cosa molto importante prima di smontarli, visto che non abbiamo i parametri
delle distanze, le misure senza manuale, la cosa importante è prendere la misura dell'altezza della posizione del reel. Con un calibro andiamo a misurare l'altezza dalla sua base. In questo caso abbiamo una misura di 47,5. Teniamolo a mente che dopo va riposizionato la stessa misura. Confrontiamolo anche con l'altro. Questo qui è leggermente più alto, dopo lo rimettiamo nella stessa posizione dell'altro. Ci sono due viti. Adesso lo rallentate. Rallentiamo il freno, a questo punto il volano è venuto via. Togliamo la cinghia, eccola qua. E adesso andiamo a prenderla una nuova. Adesso rimontiamo la cinghia. Count e gira. Adesso andiamo a posizionare la stessa altezza il reel. Avevamo lasciato la misura sul calibro. Eccolo qua. La seconda vite. Queste chiavi sono comode perché si possono far lavorare anche in diagonale, perché hanno sulla testa una esagona sfera, come si può vedere. Adesso rimontiamo il suo piccolo cover del tendinastro. E qua ci siamo. Adesso lo giriamo e andiamo a rismontare il cover posteriore, perché c'è da fissare il famoso switch rotante. Ogni volta va rimontato, perché altrimenti si rischia di schiacciare i fili nel rovesciare bobine. Diciamo che potevo metterci un paio di viti e basta, però.
E qua abbiamo il nostro switch che avevamo smontato per poter togliere le viti. E adesso lo riposizioniamo e rimettiamo le sue viti. Ok, sono tutte avvitate, facciamo un ultimo controllo. Ok, qui possiamo anche forse richiudere per l'ultima volta. Adesso passiamo a rimontare il frontale. Nel frattempo gli ho già dato anche una pulita. Facciamo il tutto. I tasti vanno bene. Adesso andiamo a rimettere la sua vite ferma frontale. Rimettiamo l'asta tendinastro. Questo va bene, questo va bene. Rimontiamo anche il roller, il famoso roller a spina. Ecco. Questo è a posto. Rimontiamo i due rilla. Spessore. E spessore. La torella rilla. E adesso andiamo a fissarle. Ok, e questi sono montati. A questo punto devo fare anche una premessa. A riguardo all'inizio del filmato ho parlato del fatto che
era una macchina a 110, mentre invece sulla targhetta posteriore dell'alimentazione è riportata a 220. In realtà il proprietario ci ha consegnato assieme alla macchina anche un trasformatore che porta da 220 a 110 volt. Io chiaramente non mi sono fidato a collegarlo direttamente a 220 perché, nonostante la targhetta riportasse che era una macchina a 220, perciò poi dovremo anche andare a constatare effettivamente se è una macchina a 110 ed è un errore la targhetta a 220 oppure è come ha portato il trasformatore il cliente, perciò si suppone che sia a 110. Inoltre, tra l'altro, l'avevo anche provata all'inizio, montate le bobine e tutto, per vedere se in effetti se si accendeva. E la macchina in effetti non si accendeva, nonostante c'erano le bobine montate e il trasformatore. Adesso invece abbiamo visto che si accende, nonostante l'ho provata appunto con il trasformatore a 110. Ora poi andrò a valutare se effettivamente è a 110. Perciò a questo punto adesso andiamo a riaccenderla e vediamo se i motori girano regolarmente, se scattano tutti i meccanismi. Il riduttore di tensione. Montiamo le bobine che il cliente ci ha portato. Che tra l'altro a vederla sembra rovesciata. Probabilmente è stata avvolta male. Comunque, forse va bene. Mettiamo i suoi blocca. Blocca bobine. E a questo punto andiamo ad accendere. Non si vede la spia accesa, però il motore gira. Questa macchina i problemi sono tanti. Ora potrebbe essere dovuto al fatto che non è a 220 e in effetti questa qui potrebbe essere una macchina che va a 220 perché ha troppe anomalie. A 19 sgancia, a 9,5 riesce a tenere, ma se tengo il tasto
e non sta chiaramente pigiato. Bene, provato con il Variac, ho appurato che questo bobine praticamente è già modificato a 220, perciò il trasformatore riduttore non serviva a nulla. Un sistema per poter capire se si sta operando con la tensione giusta è quella di misurare i capi del condensatore di filtro, in questo caso è un 1000 microfarad 50 volt, la tensione con cui sta lavorando nel momento che va a 110. Nel caso specifico misurata la tensione era di 16 volt. È impossibile che un condensatore elettrolitico da 50 volt venga fatto lavorare a 16, per cui posizionato l'alimentazione con il Variac posizionata a 220, piano piano si è arrivati a una tensione di 35 volt circa, che sicuramente era appunto la sua tensione di lavoro, anzi lo è. In realtà adesso, come possiamo vedere, l'ho collegata direttamente alla presa con la riduzione a 220, alla presa diretta a 220 volt. Infatti il motore sta girando regolarmente e possiamo anche provarlo. Ho già fatto il test, il nastro ha l'età del bobine e si sta completamente sgretolando il supporto magnetico. Comunque riesce nonostante tutto ancora a suonare. Proviamo a sentire un piccolo brano di quello che c'è inciso. Infatti funziona. Adesso chiaro la qualità del suono non è eccellente vista l'età di questa bobina, comunque l'apparecchio è funzionante. Ora viene rimontato completamente e poi andremo a provare i suoi pre. Bene, abbiamo rimontato il nostro apparecchio. Tutto il mobile compreso lo schienale, adesso andiamo a posizionarci sopra i due pre. Adesso, come detto all'inizio, visti i cavi che sono ridotti in questa situazione dove la plastica che li riveste si è completamente irrigidita e non è possibile montarli in questa condizione perché sarebbero ingombranti, andiamo a fare quell'operazione di cui già accennavo, cioè togliamo via la guaina ormai non più utilizzabile. La tagliamo con una forbicina facendo attenzione a non tagliare i cavi interni e poi andiamo a foderarla con una guaina nuova. Siamo alla fine del primo cavo, tagliamo l'ultimo tratto di tubecino ormai secco
Ecco qua. E questi sono i suoi tubi secchi. Lo possiamo vedere, il cavo interno chiaramente è sempre bello morbido e adesso si può mettere la guaina nuova. Ok, adesso utilizziamo questa guaina, come avevo già fatto vedere, che si avvolge lungo i cavi. Si inizia avvolgendo il primo tratto e poi si comincia ad arrotolare in questa maniera. Si stringe e si continua fino in fondo. Questo è il modo per poter avvolgere questo cavo. Siamo arrivati in fondo nell'ultimo tratto. A questo punto basta tagliarlo e questo cavo è pronto. Un po' più lungo in modo che entra dentro. Ok, ed ecco il nostro cavo è pronto. Bene, i nostri cavi sono pronti, finiti, e adesso andiamo a collegare la macchina ai suoi pre. Qua abbiamo collegamenti posteriori dove la serigrafia parla chiaro dove poter collegare, a parte del canale 4.2 e del canale 1.3. Iniziamo dalla 1.3. E andiamo sul pre dell'1.3. È indifferente, però, per rispettare, diciamo, oramai la numerazione, come possiamo vedere che le hanno serigrafate con delle channel 2.4 e channel 1.3. Ok. Quest'altri adesso mettiamo il cavetto DIN del BIAS. E poi passiamo al cavetto RCA. Del playback.
4, 2. Ok, a questo punto i collegamenti sono fatti. Adesso mettiamo l'alimentazione diretta a 220, come abbiamo già stabilito che la macchina è stata modificata, e adesso andiamo a mettere le bobine. Mettiamo la bobina ricevente e adesso mettiamo una bobina per fare le prove, non quella del cliente, per non andare a sciuparla. Il nastro si passa sotto, poi sopra il sensore, passa sotto, gira intorno, si mette dentro la sua fessura. A questo punto il nastro è caricato. Mettiamo un altro tampone per uscire la bobina. Adesso proviamo a accendere. Ok, la macchina è accesa. Diamo accensione. Ed ecco che la macchina è accesa. Il motore capstan gira. E adesso proviamo. Ok. Adesso partiamo con le prove di registrazione. Andiamo a inserire il segnale sul canale 1-3. Vediamo di spostarci un pochino meglio. Ok, abbiamo gli ingressi sul pre e andiamo a prelevare l'uscita nel caso specifico dell'1-3 nella sua uscita che è qua dietro. Bene, adesso diamo il segnale per far la prova, alziamo il volume. Questo è il segnale in ingresso, e infatti come possiamo vedere è su sorgente. In questa maniera cosa possiamo fare? Possiamo registrare solo su un canale o su tutte e due in contemporanea. Adesso registriamo su tutte e due i canali, pigiamo i due tasti di record e diamo il play. Adesso lui praticamente si è posizionato in rec e sta registrando. Alziamo un po' di più il volume. Dobbiamo considerare che questa macchina ha le testine usurate. Riferendomi appunto alle testine, essendo usurate, la qualità del suono sicuramente non sarà ottima. Perciò adesso andiamo a sentire in diretta la registrazione che lui sta facendo, posizionando il monitoraggio da source a tape. Come possiamo sentire, si è abbassato di livello perché chiaramente la testina non ha
le caratteristiche idonee per avere la qualità come il CD. Ora io alzo un pochino di più il volume per aumentare il segnale di registrazione. A questo punto facciamo una verifica. Stop. Torniamo indietro. Un particolare. Se io faccio play, lui torna indietro con l'audio. È una caratteristica di questa macchina. Si sente alla rovescia. Per andare veloce bisogna fare fast. Allora lui va veloce. Stop. Adesso andiamo a sentire la registrazione. Poi ora ci sarà il momento in cui ho alzato. Infatti si nota dalle lancette che ho aumentato il livello. Stessa cosa vale per il secondo pre, per il canale terzo e quarto. Anzi, secondo e quarto, perché 1 e 3 è da una parte e il 2 e il 4 è sul secondo pre. A questo punto il bobine praticamente è finito, già fatto anche la pulizia estetica ed è pronto per essere consegnato il nostro bel bobine degli anni 70.